avete crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins. Link e codice coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Divispod dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Subasic Tots con 91 di rating. Prima di iniziare questa review, vi invito a lasciare 60 like o mi piace per questa carta e per questa review. E vi invito a commentare qui sotto ragazzi e a condividere questo video. Subasic è uno dei portieri con il rating più alto della Ligue 1, anzi è il portiere con il rating più alto nella Ligue 1, 91. Ed è una carta, è un portiere tutto sommato buono. Il primo pro è il tuffo, 92 in carta. Si sente il suo tuffo perché è preciso e puntuale e riesce a parare davvero molti tiri grazie al suo tuffo preciso, ragazzi. Perché a volte un portiere si tuffa in maniera imprecisa o non puntuale e il pallone va in rete. Altro pro, la presa, 90 in carta. È un portiere che blocca molti tiri, anche potenti, è una cosa che a me piace ragazzi, perché come dico sempre nelle mie review dei portieri, un portiere che poi non blocca la palla può causare il gol avversario, perché in una ribattuta può capitare questa cosa. Come altro pro, le uscite di pugno sono davvero precise, non ho notato nessuna uscita di pugno pericolosa o imprecisa. Riflessi, altro pro, 93 in carta, si sente, para tanti tiri ravvicinati, ma non proprio tutti. Come contro gli do la velocità, ha un 62 in carta che dovrebbe essere buono, ma in game mi è sembrato un portiere lento, con le gambe a correre, mi è sembrato un portiere lento. Piazzamento 93, ragazzi, sappiamo benissimo che i portieri su Foot 17 soffrono tantissimo il piazzamento. È buono, ma non è un pro. Il rinvio è un 88, gli avrei dato un 85, a volte è impreciso, è lento, però tutto sommato non è proprio bruttissimo. Subasic è alto 191 cm di piede, preferito il destro, e due stelle piede debole, che non sono proprio il massimo. Come alternativa vi dico De Gea. Tra le leggende Schmeichel, nella Liga Trap, nella Nazione non ce ne sono, dello stesso livello Donnarumma, Tots. Mi informano 86 di rating, il base 84, non ho provato le altre versioni. Vi consiglio uno stile intesa che vado ad aumentargli il rinvio e la velocità, ragazzi, per me è assolutamente la velocità. Questa carta costa all'incirca 90.000 crediti, l'86 35, l'84 5.500 crediti. Prezzi per PS4. Il prezzo... forse un filino altino, li avrei preferito un 60-70.000 crediti. E vi consiglio di provare questa carta, sì e no. Sì, perché comunque in Ligue 1 difficilmente troverete di meglio. No, perché costa un pochino troppo, secondo me. 90 sono assai, li avrei dato 60-70 come già detto. Però sta a voi decidere se è una carta da provare o meno. Io vi dico che Ligue 1 è tra i migliori. Dunque ragazzi, la review è giunta alla sua conclusione. Il mio voto per questa carta è un 7+. Se lo merita, perché è un portiere che le parate le fa, ma naturalmente subisce gol. Tutti i portieri ragazzi subiscono gol, ma ci sono state 2-3 partite nel quale non ha subito gol ed è una cosa molto positiva. La review è arrivata alla conclusione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, una condivisione. Qui Jovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!